Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni che eccezionalmente per oggi, data la situazione che si è venuta a creare in radio, comincia la trasmissione mezz'ora prima. Naturalmente sto tirando un grande bidone a quelle persone che aspettano le 19 per registrare e che magari hanno anche messo a posto i registratori automatici. Vabbè, questa volta andrà così, vorrà dire che fornirò le cassette se qualcuno ne ha necessità. Bene, la trasmissione di questa sera continua la trasmissione di oggi pomeriggio. Mi hanno detto che non ho fatto la rassegna stampa oggi pomeriggio, le solite notizie che raccolgo e purtroppo non l'ho fatta perché la trasmissione è andata in quel modo. Ogni trasmissione purtroppo ha la sua storia e ha le sue trasformazioni. Nella trasmissione di questa sera vi leggo un altro dei nostri volantoni. E sono le condizioni per essere pagani e apprendisti stregoni. Ricordo che questi volantoni, che io vi leggo anche la lettera che ho fatto a Luciano, a tutto quello che vi ho letto fino adesso, lo trovate su internet perché viene spedito praticamente su internet. Fra poco sarà pronto anche un volantone tradotto in inglese, c'è qualcuno che ci sta lavorando per tradurlo in inglese. E niente, ne manderemo uno anche in inglese, così almeno anche all'estero potranno leggere qualcosa di quello che diciamo. Allora, prima di incominciare la trasmissione di oggi, ricordo sempre le due cose che ho ricordato a mezzogiorno, cioè alle ore 15. Allora, innanzitutto è la festa, cioè la festa che viene fatta da alcune persone a Covolo di Pederobba, festa della poesia, domenica 20 giugno 1999 a Covolo di Pederobba, poesia New Age a Campofiorito. Allora, a Covolo, giornata organizzata dall'Associazione Culturale La Criola. Per informazioni, telefonare a Gian al numero 04 23 64 394. L'appuntamento alle ore 9 di mattina presso la sede dell'Associazione La Criola in via Giuseppe Segusini 21 a Covolo di Pederobba. E se qualcuno le ore 9 è troppo presto e vuole venire più tardi o solo il pomeriggio, solo per le poesie, al numero 21 di via Segusini a Covolo di Pederobba trova le indicazioni sul luogo della festa che si tiene a circa 1,5 km di distanza. Questa è la cosa più importante. Per cui sono degli amici che praticamente organizzano questa festa, non c'è nulla di particolare, nulla di trascendentale, si mangia al sacco, loro preparano qualcosa, se qualcuno vuole mangiare qualcosa sul posto, oppure ci si porta al sacco tranquillamente. Detto questo, vi ricordo sempre il sito internet nel quale trovate tutte le nostre cose, o meglio, trovate i volantoni, trovate i testi delle conferenze, trovate anche gli altri volantoni che vi leggerò nei prossimi giovedì. Detto questo, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, è Piazzale Parmesan 8 Marghera e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti che è un indirizzo postale, casella postale 53 Marostica Vicenza. Vi ricordo che abbiamo un sito internet che ormai lo potete trovare e pescare attraverso tutti i motori di ricerca internet, cliccando Paganesimo oppure cliccando Studi Politeisti. E i dati relativi a questo sito è http://utenti.tripod.it/studipoliteisti/index.html. La mailing list, cioè una lista praticamente di discussione alla quale ci si può iscrivere e si chiede, la lista poi chiede la conferma dell'iscrizione, per cui tutti quanti ricevono quello che viene immesso nel sito e tutti possono mettere qualcosa, cioè possono dire la loro. È una lista di discussione che per registrarsi alla mailing list è http://www.listbot.com e quando si è registrati basta cliccare paganesimo@listbot.com. L'indirizzo invece di email è studipoliteisti@licosmile.com e
E naturalmente noi organizziamo questo circuito internet non tanto per gli ascoltatori in radio, che comunque ascoltano in ogni caso le cose che diciamo, perché sono sempre le stesse, quelle che diciamo qui o quelle che mettiamo in internet, sono le stesse cose. Semplicemente andiamo fuori zona radio, cioè praticamente ci colleghiamo con i pagani di Roma, con i pagani di Palermo, con quelli di Torino, con quelli, ed è quando cominceremo a buttarci dentro anche roba in inglese, anche con quelli di oltreoceano, Inghilterra e altri paesi, insomma. Questo è il nostro progetto. Naturalmente, dal momento che le cose che stiamo elaborando hanno un'articolazione estremamente forte, estremamente incisiva su quello che è l'orientamento dei pagani, è chiaro che le cose che elaboriamo, cioè il pensiero che elaboriamo all'interno dei mezzi con cui diffondono, diventa effettivamente una cosa dirompente, una cosa molto, molto potente. Cioè, una cosa è non aver niente da dire e avere i mezzi per dirla, un'altra cosa è avere tante cose da dire e non avere i mezzi per dirle. E un'altra cosa è fornirsi dei mezzi e avere delle cose da dire, delle cose da comunicare, delle proposte da fare, qualunque se siano. Naturalmente nel terzo caso le cose sono molto importanti. È vero che la sedimentazione è piuttosto lenta perché, come vedrete anche dal volantone che vi leggerò stasera, condizioni per essere pagani e apprendisti stregoni. Vedrete che noi non possiamo nel modo più assoluto convertire nessuno o portare qualcuno a credere in quello che noi diciamo. O le persone hanno dentro la struttura della magia, hanno dentro l'essenza della magia, oppure le persone non possono capirci, non ci sentono, oppure sentono come se la loro struttura di pensiero fosse in pericolo. E per cui noi non possiamo assolutamente convertire nessuno e essenzialmente ci arrendiamo dove c'è la fede e dove c'è la fede acritica, la citazione acritica di condizioni fantasiose, e ci arrendiamo là dove c'è la violenza fisica. Cioè, queste due condizioni sono le nemiche del paganesimo, perché sono le nemiche della ricerca delle cose. Cioè, se io vivo in una situazione di guerra, devo essenzialmente pensare di difendermi, proteggere la mia esistenza, proteggere l'esistenza dei miei cari. Non ho la possibilità di sviluppare il pensiero, di sviluppare la percezione, perché i problemi immediati hanno la priorità rispetto alla mia capacità di sviluppare me stesso. Mentre invece in una situazione di libertà io ho tempo e ho spazi per sviluppare me stesso, per cui non ho nessun problema ad agire in situazione di libertà. I problemi ce li ho davanti alla violenza fisica e ho dei problemi davanti alla fede. La fede acceca i cervelli, la fede costringe alla sottomissione, e la sottomissione è la nemica numero uno di quella che è la percezione, il divenire magico dell'individuo. Queste sono le cose che noi dobbiamo sempre sapere. E partendo da questo, il volantone che vi leggo oggi, che era un volantone che avevamo distribuito anche alla Fiera di Vicenza, è un volantone che sta già girando da un anno, credo, circa, almeno, no, no, sta girando da dicembre dello scorso anno. E viene scritto prima della lettera che abbiamo scritto a Luciano la volta scorsa, cioè giovedì scorso. Però più o meno è la stessa cosa, cioè più o meno dice le stesse cose in maniera diversa. Cioè il volantone, vi ricordo, è un manifesto che noi abbiamo. Facciamo un manifesto per esporre praticamente in un foglio A3 un pensiero relativo a un concetto. Cioè questo volantone è condizioni per essere pagani e apprendisti stregoni. Un altro volantone è il concetto della trascendenza e dell'immanenza del paganesimo politeista. Un altro volantone è il concetto dello stupro. Un altro volantone è relativo, per esempio, al fatto di non confonderci con gli altri clericali. Un altro volantone, cioè, sono tutti concetti sintetici che per noi sono importanti anche spiegare quel concetto senza dover scriverci un libro, cioè senza dilungarci eccessivamente. Questo è lo scopo del volantone.
Questo lavoro di volantoni ce lo sto praticando con una certa frequenza ultimamente, anche perché vedo che da una diffusione breve del pensiero, una diffusione sintetica, che ha una certa incisività nelle persone. Allora, condizioni per essere pagani e apprendisti stregoni, no? Appare del tutto evidente, per quanto si è detto fino ad ora, che esistono delle condizioni fondamentali attraverso le quali un individuo può essere un pagano o un apprendista stregone. Data la determinazione con cui la magia nera del cristianesimo e delle sue azioni incidono sul sentire, sul modo di essere e sul modo di guardare il mondo dell'essere umano, esistono degli elementi che caratterizzano gli esseri umani predisposti per diventare immediatamente pagani o apprendisti stregoni. Gli elementi caratteristici sono predisposizioni soggettive che vengono manifestate dagli esseri umani nel loro rapportarsi col mondo. Abbiamo l'individuo disciplinato, l'individuo appassionato, l'individuo sensibile. Mancando una struttura educazionale che rispecchi i principi del paganesimo e della stregoneria, si è costretti a pescare fra gli esseri umani che per loro caratteristiche soggettive sfuggono al controllo delle religioni rivelate o che, per qualche motivo, ne modificano l'interpretazione soggettiva dei principi in maniera tale da farli aderire a una diversa costruzione del mondo. Il paganesimo e la stregoneria, per loro natura, non sono in grado di convertire nessun individuo. Esse rappresentano un modo per affrontare la vita, l'esistenza e la base sulla quale si reggono è la trasformazione dell'individuo nel corso della sua vita. Un percorso di stregoneria o un sentire pagano altro non sono che processi di trasformazione soggettiva che trasformano l'esistenza umana in un processo di costruzione oggettiva. Nella stregoneria, nel paganesimo politeista, l'oggetto della trasformazione mediante le relazioni col mondo circostante è il soggetto stesso che, scegliendo e imponendo se stesso nelle relazioni, determina la qualità della propria costruzione. Detto questo, appare evidente che nessuna via che include la sottomissione di un individuo ad una verità rivelata, sia quella del Dio padrone, sia quella della reincarnazione determinata o guidata da un qualche assoluto, sia quella che sottrae al soggetto la determinazione dell'esistenza, possono coincidere in qualche aspetto con una via pagana o con la stregoneria. Chi si sottomette ad una verità è antagonista al paganesimo e alla stregoneria. Quando dico antagonista, non intendo dire nemico del paganesimo e della stregoneria, ma inavvicinabile dal paganesimo e dalla stregoneria. La sua adesione ad una verità più o meno rivelata impedisce ogni percorso di paganesimo e di stregoneria. Lo impedisce in maniera magica, che significa impedirlo in maniera emotiva, in maniera istintiva, in maniera logica comportamentale e in maniera razionale. Quando il paganesimo presenterà delle argomentazioni filosofico-educazionali, magari razionalmente potrà accettarne alcuni aspetti, ma li rifiuterà nella vita quotidiana. Quando il paganesimo descriverà il male, potrà essere d'accordo col male, ma il Dio padrone non si tocca, o il pazzo di Nazareth sarà sempre buono. Quando si argomenterà di relazioni sociali, intuirà quanto gli si dice, ma li etichetterà di utopia o simile, trovando più confortevole l'obbedienza. Chi dunque può essere avvicinato dal paganesimo politeista e alla stregoneria? Innanzitutto, chi ritiene convenienti l'uso di questi strumenti ideali per emancipare la propria posizione sociale all'interno del sistema stesso. Cosa significa questo? Ogni sistema sociale ha al suo interno degli esseri umani che sono sempre alla ricerca dello strumento ideale col quale imporre se stessi o promuovere se stessi all'interno di quel sistema sociale. Fino ad ieri si sono avvicinati a vari sistemi di pensiero, ma se ne sono allontanati trovandoli inadeguati o parziali o comunque non soddisfacenti. Per
non si sono mai impegnati a viverli fino in fondo, sono degli insoddisfatti che quando trovano il sistema ideale per loro vi si gettano anima e corpo. Per loro la struttura di pensiero diventa uno strumento di promozione sociale. Se poi questo è positivo o meno per il sistema sociale, dipende solo dalla qualità della struttura di pensiero che per le sue caratteristiche seleziona gli esseri umani che vi aderiscono. Quanti e quali sono queste persone? È impossibile dirlo. Normalmente si tengono molto appartate e la loro uscita dalla riservatezza avviene quando decidono di giocarsena. La loro adesione alla struttura di pensiero è molto lenta, guardinga, guidata con attento scetticismo e con elementi critici, ma una volta superata la diga della diffidenza, vi si gettano con forza. Queste persone sono preziose per ogni struttura ideale, in quanto sanno dare moltissimo, ripagate solo dall'identificazione soggettiva con quell'idealità. Quella forma pensiero è diventata parte di loro stessi ed essi esprimono se stessi grazie a quella forma pensiero che da loro esposta diventa ente vivo e pulsante. Questo tipo di individui è fuori da ogni schema. Non è individuabile da comportamenti preesistenti all'incontro della forma pensiero alla quale aderiscono. Non si possono contare né prevedere, si sa della loro esistenza, ma si deve aver pazienza e attenderli. Se esiste un vocabolo per definirli, li chiameremo i solitari. I solitari sono anche altri, sono coloro che hanno messo in essere comportamenti che hanno preceduto l'enunciazione della forma pensiero. Quando la stregoneria e il paganesimo politeista vengono definiti, qualcuno ha preceduto quella definizione o aspetti di essa. Diremmo che la quantità ha generato la qualità. Una forma pensiero non è estranea al tessuto sociale in cui si esprime, ne raccoglie le tensioni, i desideri e i progetti e li ritrasmette in una forma logica. Quelle tensioni, quei desideri e quei progetti sono già embrionalmente presenti fra gli esseri umani, in cui quella forma pensiero viene definendosi. A volte può succedere che quella forma pensiero nasca da più parti contemporaneamente, abbia più fonti attraverso la quale venire alla luce. Quali sono dunque gli esseri umani che anticipano o sono sensibili alla forma pensiero del paganesimo politeista e della stregoneria? Il primo gruppo sono essenzialmente gli autodisciplinati. Gli autodisciplinati mal tollerano gli esseri in ginocchio, mal tollerano la sottomissione e la dipendenza da una qualche forma esterna alla loro vita, in modo da condizionarla. Ogni forma di pensiero nel mondo circostante chiede loro di aderire rinunciando alle loro determinazioni. Chiede loro di sottomettersi, magari parlando di una qualche forma di rispetto o di accettazione. Gli autodisciplinati sono coloro che praticano forme di impeccabilità, forme di comportamento uguali a quanto esprimono e se non sono in grado di mascherarsi accuratamente, sono malvisti dal sistema sociale che vive di sotterfugi, in quanto quel vivere di sotterfugi viene messo in pericolo dalla loro impeccabilità. Nel paganesimo politeista e nella stregoneria, la loro impeccabilità diventa un fare divino, diventa essenza stessa di determinazione nella vita quotidiana. La loro impeccabilità attraverso il paganesimo e la stregoneria impone al sistema sociale rispetto e deferenza. Qualunque sia il grado e la direzione in cui praticano quell'impeccabilità, per loro il paganesimo politeista e la stregoneria diventano armi per fare dell'impeccabilità e della coerenza soggettiva strumenti di determinazione. Nel sistema sociale in cui viviamo, gli autodisciplinati mettono paura. Da un lato praticano il rispetto, ma dall'altro la violenza comportamentale davanti alle ingiustizie. Giustizia e sottomissione sono antitetiche. All'interno di un sistema sociale che fa del compromesso nella sottomissione gerarchica, gli autodisciplinati suscitano scompiglio emozionale soltanto per il solo fatto di esistere.
Costoro non sono sottomessi a nessun dio padrone, né a speranze di determinazioni estranee ad essi. La loro impeccabilità li rende avvicinabili dal paganesimo politeista e dalla stregoneria. Il secondo tipo di essere umano avvicinabile dalla stregoneria e dal paganesimo politeista è l'essere umano appassionato. Che cos'è un essere umano appassionato? Definiamo un essere umano appassionato colui che vive passioni per il sistema sociale in cui vive, colui che vuole migliorare la vita, colui che vuole eliminare le ingiustizie e che ha sufficiente potere personale per abbracciare il mondo in cui vive. Spesso sono rivoluzionari, comunque ribelli, comunque esseri umani che chiedono di modificare aspetti dell'esistente per migliorare l'esistenza dell'umanità. Questi esseri umani sono la base ideale di ogni partito politico e di ogni istituzione religiosa o sociale. Sono il motore che fa funzionare l'istituzione stessa, che forma la sua ragione di esistere. Questi esseri umani sono spesso deboli davanti alla percezione dell'inganno. Spesso si illudono che quanti li circondano all'interno della stessa istituzione nutrano gli stessi sentimenti, le stesse emozioni delle loro nei confronti dell'idealità che rappresentano. È facile truffarli. Più o meno come vecchi socialisti furono truffati da Craxi, sinceri liberali da De Lorenzo o sinceri comunisti da Berlinguer. Più o meno come ricercatori della vera religione vengono truffati da vari predicatori o dalle religioni rivelate. L'essere umano appassionato combatte per i propri convincimenti, ma la priorità alla sua azione non è la struttura ideale alla quale ha aderito, ma la sua passione che si estrinseca all'interno della struttura ideale. La struttura ideale è una sovrastruttura che incide solo parzialmente nel suo intimo e che è pronto anche a cambiarla qualora scopra l'inadeguatezza della struttura ideale alla quale ha aderito come strumento all'interno del quale articolare le sue passioni. Le passioni sono il vero elemento centrale del suo comportamento. Questo essere umano, anche se adora una qualche forma di Dio padrone, non ha passione per il Dio padrone, ma ha passione per il suo essere all'interno del sistema sociale in cui vive. Il Dio padrone è uno strumento collaterale di cui si serve per intervenire nel sistema sociale. Questo essere umano non sacrifica il sistema sociale al Dio padrone. La sua sottomissione è strumentale alla sua passione. Questo essere umano può essere avvicinato dal paganesimo politeista e dalla stregoneria, e la sua adesione sarà direttamente proporzionale alla sua passione e a come il paganesimo politeista e la stregoneria potranno servire a sviluppare le sue passioni nel sistema sociale in cui vive. Egli userà il paganesimo politeista e la stregoneria come degli strumenti attraverso i quali soddisfare le proprie passioni nel sistema sociale in cui vive e diventerà pagano politeista o apprendista stregone fin tanto che la forma pensiero del paganesimo politeista e della stregoneria soddisferanno i bisogni espressi dalla sua passione. Il paganesimo politeista e la stregoneria non sono forse espressione soggettiva del circostante in cui il soggetto vive? Dunque, questo modo di usare gli strumenti ideali per determinare migliori condizioni di vita non è forse un fare pagano o della stregoneria? Non è forse il soggetto che, appropriandosi dei mezzi che cerca o che gli si presentano, modifica se stesso e il sistema sociale in cui vive? Abbiamo detto come il paganesimo sia sviluppo soggettivo e dunque questo modo di fare è pagano. Diciamo dunque che l'essere umano appassionato è in sé il modulo comportamentale del pagano e la velocità con la quale si appropria di una forma di pensiero altro non è che la sua adesione emozionale a una descrizione che lo esprime al meglio. La forma pensiero incontra dunque un soggetto che quella forma la sta vivendo anche se esprime idee e progetti al momento diversi. L'essere umano che riversa le sue passioni all'interno del sistema sociale per migliorarlo e che si nutre delle risposte che da quel sociale ritornano a lui, è un pagano,
cui manca la forma pensiero per esprimersi. Il terzo essere umano, che può essere avvicinato dal paganesimo politeista e dalla stregoneria, è l'essere umano sensibile, colui che è aperto alle tensioni del mondo. Queste si riversano dentro di lui e lui le trasforma attraverso la sua soggettività. La mancanza di una forma pensiero appropriata lo rende vulnerabile a qualunque attacco. Quando percepisce la sostanza divina del mondo circostante, vi aderisce nella forma pensiero in cui è in quel momento. Egli venera la Madonna, il pazzo di Nazareth, Maometto o qualunque altra forma nella quale la sua forma pensiero descrive il divino che la sua sensibilità lo porta a percepire. Nello stesso modo si comporta nel sistema sociale. Manca spesso della capacità di descrivere il mutamento. La miseria lo distrugge, vorrebbe sfamare gli affamati, ma non comprende i meccanismi che hanno costruito la miseria stessa. Si sente impotente, in quanto il suo sentire lo avvolge al punto tale da impedirgli di astrarsi dal sentire stesso e immaginare origine e soluzione di quanto il sentire gli trasmette. Se l'individuo appassionato agisce sulle trasformazioni, aderendo a qualsiasi forma del pensiero che sia in grado di modificare e migliorare il sistema sociale, l'essere umano sensibile è avvolto in una rete di sensazioni la cui descrizione da parte della ragione lo rende impotente davanti al fiume della vita. Se l'individuo appassionato la forma di pensiero del paganesimo politeista e della stregoneria forniscono uno strumento ideale attraverso il quale agire per modificare l'oggettività in cui vive, all'individuo sensibile il paganesimo politeista e la stregoneria forniscono la forma della descrizione affinché disciplinare il sentire e attraverso questo poter respirare e determinare la propria esistenza. Nell'individuo sensibile la centralità consiste nel suo percepire il mondo al di là che questo si sostanzi in idea, illusione, tensione o rappresentazione. Il sentire è l'elemento che governa l'attenzione soggettiva e questa costruisce la descrizione del sentire e la sorgente del sentire attraverso la forma pensiero cui il soggetto aderisce. Il punto centrale è questo. La forma pensiero cui il soggetto aderisce è in grado di permettere all'individuo di sottrarsi dalla sottomissione al sentire e di far del sentire uno strumento attraverso il quale costruire la sua esistenza. O il sentire soffoca il soggetto, magari facendolo impazzire. La forma pensiero del paganesimo politeista e della stregoneria sono in grado di consentire al soggetto sensibile di disciplinare la sua sensibilità, sottrarsi dalla sottomissione che questa gli impone e trasformare la sensibilità in uno strumento al suo servizio? Se l'individuo sensibile incontra questo aspetto nella forma pensiero del paganesimo politeista e della stregoneria, sarà in grado di abbandonare, sia pur con tempi più lunghi dell'individuo appassionato, qualunque forma attraverso la quale descriveva la sua sensibilità, in quanto ogni altra forma altro non faceva che renderlo dipendente alla sensibilità stessa, in primo luogo e per sovrappiù alla descrizione della sensibilità che gli dava la ragione. L'individuo sensibile ha al centro della sua esistenza la propria sensibilità, anche se soggiace maggiormente ad ogni forma ideale con la quale descrive la sensibilità stessa. Così quando il bosco lo chiama, non è il bosco, ma è il Dio che lo chiama. Quando scopre che è più facile che sia il bosco a chiamarlo, sposta la sua attenzione e la forma del Dio che rivestiva il suo sentire viene modificata sovrapponendovi quella del bosco. Poi scompare la forma del Dio in quanto illusione educazionale e rimane quella del bosco, che viene riconosciuta dal soggetto come soggetto uguale a se stesso, nelle tensioni, nella volontà e nelle determinazioni. Non è più solo il bosco, ma è la coscienza divina del bosco uguale a se stesso, in quanto coscienza divina. Queste tre tipologie di individui, con l'eccezione dei solitari, sono le tre tipologie di persone che potranno accedere alla forma pensiero del paganesimo politeista e della stregoneria. Questi individui hanno già delle caratteristiche pagane o dei percorsi di stregoneria, in quanto vivono attingendo da se stessi, al di là della descrizione che adottano. Il paganesimo politeista e la stregoneria non possono convertire nessuno, possono solo appellarsi
a quanto ha dentro un individuo, alle sue determinazioni, al suo potere, a quanto ha sottratto alla sottomissione delle religioni rivelate. Il paganesimo politeista e la stregoneria possono alimentare il percorso di libertà che l'individuo ha già compiuto. Non possono sottrarre un individuo dalla posizione in ginocchio se già non ha messo in atto delle azioni per sottrarsi da se stesso. Marghera, 2 dicembre 1998, Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Perché è importante quello che abbiamo letto fino adesso? Perché spesso succede che le persone riescono a comprendere un pensiero, riescono a comprendere un sistema filosofico, hanno delle illuminazioni, hanno una comprensione che è una comprensione fisiologica, è una comprensione emozionale. Allora prendono il pacco di quanto hanno compreso e lo portano da un amico e gli dicono: guarda, io ho scoperto questa cosa, questa struttura di pensiero è molto bella, qui ci sono molte cose che possiamo usare. L'amico guarda il titolo e gli dice: sei un testa di cazzo. Tutta quella che era l'emozione, la variazione dell'emozione, la scoperta che ha fatto un individuo, per l'altra persona è solo una roba da testa di cazzo. Cioè è una cosa che non ha nessun valore. Perché questo? Perché o un individuo ha dentro delle condizioni, ha dentro dei modi di rappresentarsi, che coincidono con una forma pensiero, o una filosofia, o una religione, quello che volete. Oppure quella forma pensiero, quella religione, quelle cose non attecchiscono. Quando delle persone hanno una religione rivelata, cioè se io per esempio volessi tirare su della gente e fare una religione, fare i soldi, io dovrei appellarmi a un Dio, una Madonna, cioè qualcosa che sia attinente al condizionamento educazionale che le persone hanno ricevuto. Cioè, vedere la Madonna, dire, quello dice, ho visto la Madonna, e arrivano 5.000 persone che sono pronte a comprare 5.000 santini o 5.000 statuette della Madonna, è una cosa semplicissima. Perché? Perché coincide col sentire, col condizionamento educazionale che queste persone hanno ricevuto. Per loro è normale che uno veda la Madonna, anzi, si stupiscono quando non succede in giro. Per cui c'è una massa di manovra, c'è una massa di sentire che è magia nera dal mio punto di vista, cioè dal mio punto è magia nera, punto e basta. E c'è questo sentire che può essere usato da chiunque, per cui se uno vuole far soldi gli basta giocare la sottomissione. Allora bisogna giocarsela rispetto alla sottomissione che è stata ricevuta comunemente. Siccome la gente è stata messa in ginocchio fin da bambino, è sufficiente a Civitavecchia, è sufficiente a San Giovanni Rotondo, è sufficiente dove volete, qualcuno vede la Madonna, sono 5.000 persone che accorrono e comprano i santini, comprano l'acqua santa, comprano tutto quello che vogliono, perché sono già nelle condizioni per ottenere questo. Naturalmente la magia stregoneria del paganesimo si rivolgono invece a uno status emozionale, cioè uno strato sociale, a delle persone che hanno un loro sentire all'interno del mondo, è che è un loro sentire diverso dalla sottomissione, cioè è un loro sentire la libertà. Però succede che queste persone hanno sì un sentire, hanno sì delle condizioni, ma non hanno tutte le condizioni. Cioè hanno delle condizioni per cui possono pescare alcune cose, ma non hanno la visione, per esempio, del tempo che viene loro incontro. Vivono ancora con la visione del passato. Quando io facevo il rivoluzionario, perché volevo fare la rivoluzione? Perché non sapevo, ero stato educato anch'io a pensare alle persone come inamovibili, come delle persone che, non dico create immagine e somiglianza, ma che non si fosse altra possibilità. In realtà cos'è che ha scoperto la stregoneria? La stregoneria mi ha portato invece a scoprire che le persone si modificano attraverso un percorso di libertà soggettiva, cioè attraverso un discorso di liberazione soggettiva. Questo perché? Perché la sottomissione, il mettere in ginocchio le persone, è un percorso di magia nera. Cioè persone vengono messe in ginocchio e viene distrutta la loro magia,
attraverso un percorso ben preciso, attraverso delle azioni che sono sistematiche, attraverso un martellamento del bambino che è una cosa oscena, veramente una cosa da mettersi le mani nei capelli. Allora, partendo da questo, partendo da queste condizioni, è chiaramente non è più possibile nessun discorso rivoluzionario. Cioè, se io so che le persone in questo momento, cioè la maggioranza delle persone in questo paese, sono costruite ad immagine e somiglianza di un dio pazzo, qualunque struttura politica io vado a costruire, qualunque struttura sociale vado a costruire, sarà retta sempre e comunque sarà sempre retta e comunque da persone che educate e condizionate da un dio pazzo. Quando quelle persone si troveranno a dover affrontare dei problemi che richiederanno velocità di soluzione, che richiederanno anche forza, problemi anche drammatici per il sistema sociale, non agiranno in maniera diversa da quello che sono state educate a fare. Per cui agiranno sempre con gli stessi e identici mezzi. Perché? Perché sono state educate, sono state costruite attraverso la magia nera. Anche se pensano in maniera diversa, declamano delle cose diverse, affermano delle cose diverse, quando il momento è critico agiranno come sono state educate da bambini. Per cui qualunque rivoluzione si va a fare, qualunque cambiamento sociale si propone, qualsiasi cosa, è oggettivamente un fallimento. Perché? Perché le persone con cui si va a modificare la struttura sociale non faranno altro che prendersi in mano il potere e gestirlo per sé. Abbiamo un cambio di persone, ma non abbiamo un cambio di struttura. Per cui ogni cambiamento sociale è necessariamente, parlo di cambiamenti tipo rivoluzionari, parlo di cambiamenti un po' più duri, un fallimento. Perché non fu un fallimento la rivoluzione francese del 1789? Perché la rivoluzione francese del 1789 dette un cambio, dette uno scrollone alla struttura emozionale delle persone. Cioè, le persone non pensarono più al re padrone, ma pensarono a se stesse come degli individui di diritto giuridico, cioè individui che avevano dei diritti giuridici. Questo fu il vero effetto della rivoluzione francese del 1789. E questo è potuto essere perché? Perché Napoleone si è girato per l'Europa, cioè ha portato questo modo di pensare, l'individuo come portatore di diritti sociali, di diritti giuridici, lo ha portato in giro per l'Europa. Ma solo questo è stato il successo, perché dopo abbiamo visto che la classe di dominio ha ripreso il controllo, il padrone ha ripreso il controllo, il borghese ha stabilizzato le sue strutture di potere, eccetera. Però ha inserito, ha innestato nel sistema sociale il concetto che l'individuo è portatore di diritti giuridici. Questo è stato l'effetto dell'uso. Oggi come oggi questo lo abbiamo ottenuto, per cui non si può più riprendere quello. Semmai c'è intanto da difendere un sistema sociale da chi tenta di cancellare dei diritti giuridici. E qui vediamo uno scontro che è sempre un po' vago fra il potere politico, il potere giudiziario, necessità sociali, vediamo sempre questo. Però, scusate un attimo solo, lo riprendiamo un attimino la trasmissione, scusate dell'interruzione, ma c'era l'amico Alvise che è venuto un attimino un po' sconsolato, però insomma è sempre grande Alvise tutto sommato. Va bene, diciamo questo, adesso il filo l'ho un attimino perso, comunque riprendendo il discorso che abbiamo cominciato, diciamo così che il sistema sociale agisce. Si può agire all'interno del sistema sociale modificando noi stessi, non è possibile agire in maniera diversa, cioè non esiste una modificazione del sistema sociale che agisce sugli individui, quella fase l'abbiamo superata. Esiste però la necessità di rivendicare giustizia, esiste la necessità di riaffermare quella che è la Costituzione della Repubblica Italiana. Perché noi siamo qui a parlare da questi microfoni? Per l'articolo 4, comma secondo, della Costituzione della Repubblica Italiana, solo per obbedire a quell'articolo. Per cui è necessario riuscire a non solo a ricordarsi quelli che sono gli articoli o i diritti. Ricordatevi che i diritti che hanno le persone sono dei doveri che andrebbero imposti alle istituzioni.
Però questo tipo di concetto non è mai stato usato, eppure è in se stesso un concetto che ha una sua forza magica. Bene, detto questo, visto che oggi non sono riuscito a fare la rassegna stampa per vari motivi, la faccio adesso. Faccio la rassegna stampa adesso, per cui se qualcuno vuole telefonare può telefonare, gli rispondo anche per telefono. Anche male, mica sempre rispondo bene. Allora, vediamo un attimino il discorso. C'era un discorso che mi interessava moltissimo fare oggi e che non sono riuscito a fare. Qual era il discorso? Beh, che Gesù fosse un matto, quello già ve l'ho detto, no? E il discorso sull'elemosina, per esempio, il discorso che vi ho accennato oggi, che ha chiesto nostra amica del rubare l'obolo alla vedova, che è fa parte dei dogmi cristiani. Infatti c'è dalla Repubblica del 27 maggio, dice: l'Avvenire si interroga e i cattolici si dividono sull'elemosina. È giusto fare l'elemosina o no? È vera carità dare 1.000 lire al semaforo o è un modo per mettere a tacere la propria coscienza? Attenzione, dicono dare 1.000 lire al semaforo fa tacere la propria coscienza, ma non hanno mai detto dare 1.000 lire al parroco è un modo per far tacere la propria coscienza. Questo non è mai stato messo in discussione. Ma perché oggi i cattolici dell'Avvenire si interrogano su questo assillante problema? Perché una sentenza della Corte Costituzionale o di Cassazione, adesso non ricordo esattamente quale delle due, ha dichiarato che chiunque ha il diritto di chiedere l'elemosina purché non metta in atto delle strategie per suscitare pietà. In pratica, cosa significa questo? Che se io voglio, posso mettermi fuori da una porta e allungare la mano per avere 100 lire per chiedere che qualcuno mi dia qualcosa. L'importante è che io non faccia finta di non avere una gamba. Se non ho una gamba posso mettere in mostra il mio moccherino per suscitare pietà, ma non posso fingere di avere una gamba, non posso mettere in essere delle strategie, diciamo così, pietistiche per riuscire ad avere di più. Questo non dovrebbe fare neanche la Chiesa Cattolica in realtà, però lo fa nascondendosi dietro i rigagnoli delle cose. Bene, allora l'Avvenire si chiede, dare 1.000 lire, cosa vuol dire dare 1.000 lire? Noi sappiamo benissimo questo, ma sappiamo benissimo che se i cattolici si chiedono questo non è per andare a costruire la vita, ma solo perché quelle 1.000 lire vanno direttamente a chi chiede l'elemosina al semaforo e vengono sottratte dalla capacità coercitiva della Chiesa Cattolica. Pronto? Pronto? Sì? Allora, tu ti si unisci? Pronto? Sì, dimmi. Allora, tutti si unisci, perché secondo te la carità, la gamba del legno o il dispensamento della carità o pretendere di impoverire uno per fare l'altro, tutti si unisci, ma vale con il mondo dei si unisci. Il problema è che invece che fare con un popolo dei matti, ah, è diversa la storia, capito? Dell'altro che fai, capito? Va bene. Ciao. Vabbè. Però si chiedono in questo momento queste cose per impedire alle persone, per suscitare le persone di fare la carità. Ma ricordatevi, cari cattolici, non vi daranno più neanche una lira. E ricordo nel frattempo che c'è da consegnare il modello 740. Il modello 730 credo che stia scadendo, c'è il modello 740. E nel modello 740, per favore, firmate per lo Stato. Comunque e in ogni caso si farà meno danno che non firmare per la Chiesa Cattolica. Firmate per lo Stato. Mi raccomando, firmate per lo Stato. Farà comunque meno danni che non dando i soldi alla Chiesa Cattolica. Vediamo un attimino. E l'altra volta ho parlato un po' di scienza, no? Un po' così, scienza del laboratorio, eccetera, rispondendo proprio a Luciano. Bene, non è che sia stato molto chiaro. In realtà sotto alcuni aspetti, però se io sono ferocemente contrario, e dico ferocemente contrario
alla vivisezione o agli allevamenti nelle stie del pollame stretto. Sono ferocemente contrario a questo. Non sono contrario alla manipolazione genetica. Perché questo? Perché quello che offende la vita è la distruzione delle sue determinazioni. Cioè, se io taglio le ali a un pollo o a un'oca perché non mi vola via, stupro la vita. Ma se io tiro il collo a un'oca per mangiarmela, non stupro la vita, perché l'oca ha finito di vivere. Infatti, perché io non sono contrario alla genetica? Perché io so che l'essere natura ha messo in essere tutta una serie di strategie che vanno avanti da milioni e milioni e milioni di anni proprio per preservare la vita. E so che anche se l'essere umano inquina, tira fuori tutto il petrolio, lo brucia tutto, avvelena l'atmosfera, l'essere umano non distrugge la natura, distruggerà tante specie, ma fra le tante specie che distrugge, distrugge se stesso. Per cui non è che danneggia la natura perché inquina. L'essere umano può tranquillamente inquinare, lui ha le mani e ha il suo compito di inquinare. È la devastazione della natura che l'essere umano non può fare. Cioè il saccheggio per il saccheggio della natura. Cioè, se io distruggo la foresta perché la foresta sacra non deve stare in piedi e la distruggo, è uno sfregio che faccio alla vita. Ma se la foresta muore perché io ho bruciato tutti quelli che sono le riserve di petrolio, io non stupro la vita. Perché? Perché ho soddisfatto i miei bisogni, ho seguito le mie determinazioni. Perché non era il mio intento distruggere la vita, era il mio intento soddisfare i miei bisogni. Sono stato stupido, sono stato idiota, sono stato un coglione. Posso dirmi tutto quello che voglio. E la natura si può anche ribellare a quello che io ho fatto ritenendolo eccessivo, però io non stupro la natura. Stupro la natura quando taglio le ali a un'oca perché non mi vola via. Attenzione, esistono delle persone che vengono alimentate di energia vitale dalla natura nonostante abbiano fatto delle grandissime porcherie, e delle persone che vengono invece massacrate dalla natura solo perché probabilmente hanno fatto qualcosa che non rientra neanche in quello che noi abbiamo come idea della distruzione della natura. Per cui a me, che manipolano la genetica o non la manipolano, mi interessa molto relativamente, cioè non ho niente contro la manipolazione genetica, mentre invece sono violentissimo rispetto a chi tortura, rispetto a chi rompe le determinazioni, rispetto a chi squarta, rispetto a chi danneggia le determinazioni degli esseri. È una questione di scelta, ognuno sceglie le proprie. C'è un altro scontro che è in atto in questo paese, uno scontro durissimo, ed è uno scontro sulla famiglia. Perché dico è uno scontro durissimo? Perché è uno scontro magico. Da un lato abbiamo chi vuole la famiglia dei ruoli, e dall'altro lato abbiamo chi vuole la famiglia degli individui. Sia la famiglia dei ruoli sia la famiglia degli individui può essere sempre definita famiglia. Cioè la famiglia, come definita dal punto di vista costituzionale, non ha niente a che vedere con la famiglia come definita dal punto di vista cattolico. È vero che quando i costituzionalisti sono andati a parlare di famiglia all'interno della Costituzione, l'immagine che avevano in testa era l'immagine della famiglia cattolica. Ma i diritti e i doveri determinati dalla Costituzione della Repubblica Italiana determina una struttura familiare che è una struttura di individui, non una struttura di ruoli. Cioè il padre padrone non appartiene alla famiglia determinata dalla Costituzione italiana, ma appartiene alla famiglia cattolica. Cioè il padre padrone è un'immagine che nella Costituzione non dovrebbe neanche esistere, cioè nella società italiana non dovrebbe neanche esistere. Però è un'immagine che invece è perfetta nel cristianesimo, ad immagine e somiglianza del Dio padrone, e c'è sempre questa immagine e somiglianza del Dio padrone. Bene, un esempio di questo lo abbiamo ancora, cioè la guerra del Papa contro le coppie gay in realtà è questo. Cioè
con la guerra contro le coppie gay, ma i gay vogliono fare famiglia, è una famiglia instabile, non esista sta roba, se roba oscena, eccetera. In realtà lui sta tentando di distruggere il concetto famiglia che è all'interno della Costituzione della Repubblica Italiana, cioè la famiglia degli individui. E se vi volete leggere dal Gazzettino del 2 giugno 1999, non vado a pescarmi robe vecchie, anche perché l'ho tagliato apposta, la figlia era una schiava condannata a 13 anni, accusata di violenze sessuali sulla figlia Maria, un uomo di 52 anni FS, è stato condannato dai giudici della quarta sezione del Tribunale Penale a 13 anni e mezzo di reclusione, 3 anni per l'accusa di maltrattamenti, sono andati alla madre, eccetera. E questo è un classico tipo che gli va bene a Wojtyla, è il padre padrone. Magari Wojtyla direbbe no, non essere così violento, non stuprare tua figlia, non essere violento, sii più bravo a usarla, usa più accortezza nel schiavizzare tua figlia, ma non metti in discussione il ruolo. È questo. E la famiglia del ruolo è la famiglia cristiana. La famiglia degli individui è la famiglia della nostra Costituzione, è la famiglia determinata da tutte le Costituzioni mondiali, anche dalla Carta dell'ONU, non solo ed è quella su cui stiamo puntando. Perché stiamo puntando su quella? Perché ogni persona deve avere i suoi diritti e i suoi doveri all'interno di un sistema sociale. E questo è una cosa che si sta muovendo a livello mondiale. Per esempio, dal Gazzettino del 5 giugno 1999 abbiamo un trafiletto, che è una storia che già avevamo seguito noi, mormone poligamo condannato in Utah. Nello stato dell'Utah degli Stati Uniti, i mormoni Derifa o Derafa praticano una poligamia, ma una poligamia estremamente violenta, dove le donne che sono legate in poligamia, tutti fanno finta di non vedere, però in realtà sono delle schiave. Infatti una giuria popolare composta da 8 uomini ha condannato un ragioniere di 33 anni per incesto con una nipote minorenne che sostiene di essere diventata la sua 15ª moglie. La condanna di David Kingston è stata interpretata come una grossa vittoria per lo Stato di diritto e soprattutto per le donne. Ma vi rendete conto, negli Stati Uniti abbiamo una condanna adesso abbiamo notizie del 5 giugno 1999 perché la famiglia dei ruoli ha imposto a questa ragazza di diventare la 15ª moglie, che nessuno sappia che questi hanno 15 mogli, 10 mogli, 7 mogli, però hanno una relazione di schiavitù. Stati Uniti, stiamo parlando dello stato dell'Utah degli Stati Uniti. E un'altra notizia, sempre che determina la famiglia dei ruoli in contrapposizione alla famiglia di diritto, abbiamo una sentenza della Corte di Cassazione del 5 giugno 1999. I bambini, attenzione, del 5 giugno 1999, Corte di Cassazione, sono passati 50 anni dalla Costituzione. Bene, dopo 50 anni dalla Costituzione, ancora la Corte di Cassazione deve deliberare per dire i bambini non sono oggetti, ma soggetti di diritti. Ma vi rendete conto? Per fare una sentenza alla Corte di Cassazione significa che qualcuno, genitori o educatori, eccetera, non consideravano i bambini oggetti di diritto. Ma ci rendiamo conto di questo? Se la Corte di Cassazione ha dovuto intervenire a livello giuridico per dire i bambini non sono oggetti, ma sono soggetti di diritto. E Wojtyla, se non mi sbaglio, una settimana fa circa, non c'ho il ritaglio di giornale perché non sono riuscito a trovarlo, ma ho una buona memoria che ogni tanto funziona, ha detto che i genitori devono correggere i figli, devono torturarli, massacrarli, pestarli. Sicuramente dice no, io non ho detto che devono pestarli, ma devono riprenderli. Ma ve lo ricordate come funziona la relazione fra Gesù e il fico nei Vangeli? Marco e Matteo dicono il fico non mi dai fichi, crepa il fico. Luca invece dice no, non crepi il fico. Proviamo prima a scavare attorno a vedere se il fico magari ci dà i fichi e dopo lo tagliamo. Per cui una società, una famiglia dei ruoli, prima si dice al figlio oh Coco, o fai quello che voglio io o io ti pesto, dopo si pesta. Attenzione, quando passa un principio, dopo c'è la conseguenza. E la Corte di Cassazione ha dovuto intervenire per dire che i bambini sono soggetti di diritto. 1999,
5 giugno 1999. Pensate quanta devastazione il cattolicesimo ha operato su questo paese che per 50 anni ha impedito alla Costituzione di essere operante nella testa delle persone e ha impedito alle persone che riconoscono i bambini dei soggetti di diritto. Pensate quanta ferocia ha messo il cattolicesimo in questo. È una cosa mostruosa, mostruosa. E leggiamoci questa notiziola invece dal Gazzettino del 3 giugno 1999. Il Papa dichiara, Giovanni Paolo II, la morte non l'ha creata Dio.